Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video. Io sono Jody Pro Gamer Bros e oggi siamo tornati su Resident Evil 2. Allora ragazzi, vi prometto subito una cosa. Forse, ripeto, forse questa sarà proprio l'ultima parte di Resident Evil. Ripeto, forse, non è sicuro. Ma per quanto ricordo io, mi sembra che non manchi molto al combattimento finale. Dovremmo, giuro, sto a risolvere 2 o 3 enigmi. Dobbiamo risolvere prima di accedere alla battaglia finale. Ma ragazzi, sarà comunque un grande casino. Che l'ultima volta non vi dico i salti mortali che ho fatto per tornare qui. Cosa? Qua dobbiamo venirci dopo, ok. Mamma mia ragazzi, le atmosfere. Ok, sì, qua me lo ricordo. Qua ragazzi l'avevo già fatto dall'altra volta, l'avevo fatto, che poi mi hanno ammazzato. Penso ve lo ricordate tutti quello che ho fatto qua. Ragazzi, no, la porta è bloccata, non è di qua di nuovo. Mamma mia. Ragazzi, tanto tempo non gioco a Resident Evil. Sono 2 o 3 giorni che non ci gioco. Questa mo la prendo e la utilizziamo subito. Ok, boh, lo usiamo. Va bene, torniamo indietro. Ok, per questa parte stiamo a posto. Ora dobbiamo andare di qua. Mamma mia ragazzi, sto gioco è un grande casino. Headshot. Ok. Ah sì, qua devo usare il lanciafiamme. No, questo era il mitragliatore, ho sbagliato. Questo abbiamo usato prima per sconfiggere il mostro. Questo. Sì, questo ci servirà ragazzi più avanti. Sì, prendiamola. Come vedete ragazzi, siamo pieni. Ma siamo pieni proprio fino all'esaurimento. Inoltre ragazzi, con i colpi di maglio stiamo davvero a posto, perché finché abbiamo le ricariche. Quindi sarà il caso che la utilizzo, perché se no non li batteremo mai.
Cosa? Com'è possibile? Che vi abbiano sconfitto? Vabbè ragazzi, dai, iniziamo a tagliare perché sennò qua non ce la farò mai. Ci rivediamo non appena torno. Allora ragazzi, eccomi tornato. Ho ribattuto la... ho infiammato il coso. Non dovrei farcela. Dovrei ripeto. Io provo a fare così. E poi vado vado pesante di fucile a pompa. Li ho ammazzato. Uno l'ho ammazzato. Sto... siamo ridotti. Non molto. Ma quante cazzo me ne state dando? Cioè, no ragazzi, ma vi rendete conto quante cazzo di munizioni per il fucile a pompa ci stanno dando? Ma vi voglio spiegare una cosa. Per chi non li conoscesse questi vecchi giochi, voi sapete che ormai nei giochi di nuova generazione, quando gli danno talmente tante munizioni, sta per arrivare a un pezzo difficile. Beh, in un gioco di vecchia generazione come questo, si danno tante munizioni, sta per arrivare, significa che sta per arrivare un pezzo più che difficile, proprio difficilissimo, ma una cosa impressionante. E non vi sto manco a spiegare, mamma mia. E mo dove devo andare? Vabbè raga, io non so proprio dove andare. Non me la ricordo questa parte. Non me la ricordo. Sinceramente non me la ricordo. La porta è bloccata. Ok. E vabbè, allora qua dovrò tornare dopo. Significa solo una cosa. Devo tornarci dopo. Di qua siamo venuti. E vabbè. Dobbiamo tornare dall'altra stanza, la parte ovest. All'area ovest. Io ragazzi taglio per non farvi vedere tante parti di... Allora ragazzi, eccomi e vaffanculo! Oddio! Oddio, questi avvelenano, minchia! Questi avvelenano! Merda! Dovremmo avercela fatta! Sì! Ragazzi, fatemi salvare un secondo prima che mi ammazzino. Scusate se sto facendo tanti tagli, però non posso rischiare. Allora, eccomi. Ho salvato la partita. E mo... invece, mo non so come... Grazie a Dio questi li sconfiggi facilmente. Poi inizio, ragazzi, a ricordare qualcosa. Qua dovrebbe partire, se non sbaglio, ripeto, se non sbaglio, un'altra cazzina qua vicino. Qua vicino, merda! No ragazzi, si... mi sono cagato sotto. Minchia. No, Leon. Cioè no ragazzi, non potete capire. Non potete capire. Re, sai che c'è? Carica lo stato. Vabbè ragazzi, ma avete visto? Ti giuro, mi sono preso talmente tanta paura.
No, perché ragazzi, davvero, per essere un survival horror è abbastanza pesante Resident Evil. Sì ragazzi, un messaggio di Six Guns, lasciatelo perdere. Tanto comunque ragazzi, quella serie la riprenderò. Mi sono ricattato. Oddio. Merda! Colpo secco. Ragazzi, non posso far vedere come miliardi di volte ne muoio. Sai che c'è? Taglio e non appena lo ammazzo. Torno su. Ragazzi, uno l'ho ammazzato, però comunque c'è sempre l'altro. Mi sta ad aspettare lì. Vaffanculo Leon, e a quando ricarichi? Due erano per lo più. Sapete che c'è ragazzi? Mi sono rotte le palle, sinceramente. Ma ancora non vi ho fatto niente, però taglio e finché non ve li ammazzo non riprendo la registrazione. Ragazzi, ce l'ho fatta, sinceramente ce l'ho fatta. Ma non vi dico i casini che ho dovuto fare. Così mi discommo. Per evitare di rifarmi un'altra volta il combattimento, sinceramente, per come stiamo ridotti, siamo nella merda. Che a me servirebbe anche un baule, cazzo. Io non ci tengo a combattere così, maledizione. Resisti. Un baule da macchina da scrivere. Mappa della guardia, ok. Vabbè, tanto le mappe, diciamo, sono quasi inutili se conosci le strade. Ah no no no, questo ci serve. Allora, molliamo questo. Il lanciafiamme prendiamolo, che per adesso ci serve. Molliamo il coso per adesso. E il mollato il mitragliatore. Salvo la partita, già che ci sono. Torno un attimo indietro per diciamo riprendermi le cose sulle erbe mediche. Appena è, torno. Ragazzi, non prendo le cure mediche perché sono tornato indietro e c'era quel bastardo di prima che era tornato, che era risbucato. Ma vuoi vedere che ne sbuca un altro? Essendo il gioco. Oddio, che schifo sta parte! Mio Dio, che schifo! No ragazzi, voi siete una connessione. Giuro ragazzi, perché è debole di stomaco, è meglio che sta parte non la guardi. Io per fortuna di stomaco sono abbastanza forte, però non mi piace lo stesso. Vediamo se trovo qualche cosa di buono. Ah sì, qua c'è gli zombie. Pronti? Ragazzi, no, volevo fare l'headshot, peccato. Sai che c'è? Mo vi faccio vedere un paio di headshot, ragazzi. Headshot! No, la cosa più bella è l'headshot in questo gioco. Lo vuoi seguire o con la magnum o con il fucile a pompa se stai vicino. Anche se con la magnum è più facile, diciamo.
Guarda, gradirei se ci fossero delle erbe mediche qua vicino. Qualcosa che luccica, ma un attimo. No! 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 Minchia! Allora ragazzi, so che sto a fare tanti dai, però dai, cercate di capirmi. Ammazzo tutti gli zombie e torno. Ok ragazzi, devo... mi sa che mi sono liberato di tutti gli zombie adesso. Cos'è? Ah, sì, ho capito, dobbiamo usarla adesso questa. Però che cazzo, usare darci qualche coso, no. Darci, diciamo, qualche cura medica, no. È troppo. Ma che esco fuori ragazzi. Oddio, no. La prossima parte farà letteralmente schifo, farà. Guardate dove dobbiamo andare. Che schifo! Ma che schifo Bene, ragazzi, scusate, ho messo un attimo in pausa che mi era arrivato un messaggio. Oh, che schifo. Ragazzi, sta parte non mi è mai piaciuta e non ci sono mai arrivato, però ricordavo sta parte. Mamma mia, che schifo. Madonna che schifo sta parte. Ragazzi, non posso andare avanti in queste condizioni. So che forse il video verrà più corto del solito, però ragazzi, per come stiamo messi non posso andare avanti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento mi piace. Se non vi è piaciuto mettetemi non mi piace. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima.